Quando la classe, l'eleganza e l'intelligenza tattica trovano espressione in un solo giocatore, allora il suo nome è Carlo Parola, indimenticato e irraggiungibile stopper juventino degli anni 40 e 50. Reso celebre grazie al gesto tecnico della rovesciata, nella quale eccelleva particolarmente, Parola fu un mito dei suoi anni, apprezzato e conosciuto in Italia e all'estero. Basti pensare che la squadra inglese del Chelsea gli offrì un ricco contratto pur di strapparlo alla Juventus, ma lui, davvero cavaliere bianconero, preferì rimanere legato alla amata Juve. Sicuramente non elegante quanto Parola, ma altrettanto efficace e importante per il gioco della squadra, è stato Francesco Morini, storico stopper della grande Juve degli anni 70. Capace di soffocare l'avversario in una marcatura ferrea, il biondo giocatore toscano non si distingueva forse per la sua classe, ma per la grinta e la determinazione che metteva in campo. Con il passare degli anni, anche il gioco di Morini si raffinò fino a farlo diventare uno dei difensori più forti della storia juventina. Protagonista di sfide memorabili e duelli molto duri, Morini è sempre stato giocatore leale dentro e fuori il rettangolo di gioco. Con la Juve del Trap ha vinto tantissimo. È uno dei più forti stopper francesi, è Lilian Thuram, duttile difensore juventino arrivato in bianconero sotto la gestione Lippi. Preciso, puntuale, determinato, pratica un calcio non spumeggiante ma estremamente efficace. Raramente sbaglia un appoggio, centra sempre la posizione in campo, per gli avversari è un duro ostacolo da superare. Potenza fisica, intelligenza tattica e grande continuità ne fanno uno dei difensori più forti presenti nel campionato di calcio italiano. Un posto d'onore nel cuore di tifosi e addetti ai lavori meritano Luis Monti, storico stopper degli anni 30 che con Rosetta e Caligaris dava vita a un reparto difensivo insuperabile, e Giancarlo Bercellino, protagonista della Juve degli anni 60.